Selma Sevenhausen è professoressa agli studi di Utrecht, gli studi femminili, e quindi nel suo percorso di studi sul labirinto e sulla sirena è arrivata fin qui a Barga nel 2013. E qui di sopra è la sirena, dove ha trovato la piccola sirena all'interno del Duomo, e da lì ha continuato e ha scritto diversi libri sull'argomento che l'hanno portata adesso con quest'ultimo, La sirena e il volto santo, proprio a Lucca, al Duomo di San Martino, alla cattedrale che racchiude in sé misteri e cose molto importanti da scoprire. Ultimi anni mi sono specializzata sulla sirena bicordata. Ma prima era anche, ho lavorato molto con il labirinto, con il sentiero sacro, e ho fatto un grande viaggio me stesso, un grande viaggio spirituale. Ho avuto anche l'iniziazione del sentiero Inca. Sono andata a Perù e qui in Italia. Che senso ha la spiritualità per te? È un modo di trovare se stesso. Il centro interiore, che dove abita la scintilla divina, penso io, e così tu puoi fiorire, okay, e dare le tue conoscenze anche al mondo. Cos'è il labirinto? Sì, il labirinto è anche un simbolo di Lucca. Sì. Sì, che è sul portale. Sul portale di San Martino, ma il più famoso labirinto è a Chartres. Ma io l'ho conosciuto in America, a San Francisco. San Francisco è parte del percorso di studio, di ricerca e di approfondimento della Selma alla ricerca del labirinto, del sentiero interiore che porta la luce dentro noi stessi, e chiaramente anche attraverso spiritualità del percorso andino fino ad arrivare qui in Italia, a Cuibo Marzo, la tomba della Matilde di Canossa a San Pietro, che ha dato un'illuminazione dove ha trovato una piccola sirena in alto sulla destra, e che l'ha portata fin qui a Barga nel 2013. Selma ha approfondito l'argomento, ha scritto diversi libri sulla sirena fino ad arrivare a questo sulla sirena e il volto santo, che proprio arriva fino a San Martino di Lucca, al Duomo, alla cattedrale, che racchiude in sé tutta una serie di importanti segreti e misteri da scoprire. Ma che senso ha il labirinto? Il labirinto è un sentiero interiore, è un'immagine del sentiero interiore, penso io. Perché la fede diventa come il filo d'Arianna: se tu hai fede ti salvi, se no... Sì. Così è. Ma io non lavoro molto con l'idea del filo d'Arianna, perché il labirinto è molto più anziano che il mito di Teseo. Il labirinto è più antico. Sì, è nata dalla cultura della dea. Tante dee neolitiche hanno, sì, il labirinto stampato sul corpo. Sì, sì, okay. O forme di, sono quasi... del labirinto. Ma il labirinto di San Martino, possiamo dire, è un modo di andare, entrare al luogo sacro che è la chiesa. Tu devi lasciare andare tutto che pesa, tutte le cose pesanti. E questo è importante anche come parte del pellegrinaggio sul Via Francigena, perché sono abbastanza labirinti sulla Via Francigena, perché c'è un fresco del labirinto grande così in una chiesa delle Templari con Cristo nel centro del labirinto, e questo è molto significato, e lui ti invito per entrare il labirinto con il mane così.
Di dipinti così non ce ne sono uguali al mondo. È il Cristo nel labirinto, nel chiostro di San Francesco, la figura del Pantocratore, l'Onnipotente, con l'aureola, la tunica e il mantello dorato, al centro di 12 cerchi concentrici bianchi e neri. L'ingresso e l'uscita del percorso indicati dalla mano destra del Cristo coincidono. L'unicità dell'iconografia ha subito avvolto l'affresco risalente alla fine del XIII secolo d.C. in un alone di mistero e c'è chi non ha esitato a tirare in ballo i templari. Ora una serie di studi accurati sta finalmente dissipando le nebbie sull'eccezionale testimonianza ubicata in quello che doveva essere l'antico refettorio del convento dei frati francescani. Ecco, adesso parliamo un attimo della sirena caudata. Dico io, come tu ben sai, di queste cose io non so nulla. È per questo che mi incuriosisci. Ma io ho trovato anche la sirena bicaudata per la mia curiosità. Tanti anni fa, 78, era in Bomarzo, tu conosci il giardino di Bomarzo? Certo. E lei al fine del percorso, lei è con due grandi pinne. Code sulla terra. Sì. E io avevo sempre la domanda, ma perché ha un sirena due code? Per io conoscevo solo la sirena con una coda. Perché la sirena. Tu da dove vieni? Ad Amsterdam. Appunto, quindi. Sì. E conosceva ovviamente la favia di Anderson. E la storia di... Stiamo parlando di Ulisse, no? Sì, lui secondo la leggenda ha fatto legato all'albero e così lui poteva sentire la bellissima cantante delle sirene. Ma le sirene non erano quelli con le due code, erano donne con arpie. È la sirena bicaudata, che senso ha? Lei è molto più antica che l'Odissea e viene dalla cultura Asia Minore, della cultura della dea, e gli Etruschi li hanno portato in Italia. Gli Etruschi? Gli Etruschi. E io ho trovato la sirena con le due code e con due grandi ali vicino a una tomba a Sovana. E lei originalmente era sopra la tomba. Le sue code fanno la connessione con la terra, con la scienza della terra. Okay. E le ali con il cielo. Con il cielo. Allora lei è un conduttrice, un guardiano dell'anima in tutte le vite, perché lei accompagna le anime. Ciclare. E la cosa che mi incuriosisce, perché il cristianesimo se n'è appropriata di questa immagine? Questa è una buona domanda. Dato che tutti i segni del cristianesimo sono ripresi dalle civiltà precedenti, soprattutto da quella romana, ecco, credo che anche la sirena bicaudata sia stata usata per raffigurare la donna senza la donna. E dunque, in realtà arriva da molto molto più lontano, perché anche i romani a loro volta l'avevano preso dall'Oriente. E noi troviamo il simbolo della sirena in tutto il mondo, perché il simbolo di colei che genera è universale. E chiaramente in realtà, più che togliere l'aspetto femminile, è una narrazione di quella che è il simbolo della creatività, quindi non solamente quella che è l'atto del creare vita, quindi la nascita, ma anche proprio una creazione di forza vitale, energetica. Sì, però toglie completamente la dimensione sessuale della donna. Perché riesce a raccontare il corpo femminile senza vergogna.
Sì, ma il XIV secolo. E da un certo punto in poi, dal 1300, viene fatta una bolla papale per cambiare questa immagine, perché viene demonizzata e quindi per perdere la caratteristica della generazione femminile, della creatività femminile, perché è appannaggio la creatività di Dio Padre. La sessualità oggi è una cosa molto diversa che nei tempi antichi, perché nei tempi antichi il suo sesso era anche il simbolo della nascita e della, tutta la vita viene sulla terra per il suo corpo e anche va via di nuovo per il suo corpo, che è un modo di semplice di dire, modo semplice, ma è la ragione perché lei è sopra le porte della chiesa, ecco. Qui anche in la zona. Sì, sì. E sono ereditarie della cultura longobardo e della cultura celtico, e sì. È sempre un dea dell'acqua, della nascita, della rinascita, e questo è anche una storia in cristianesimo. Sì. E quindi la sirena perde le sue belle code importanti e vengono rappresentate, per continuare a narrare la storia, perché i templi servono per narrare la storia, con delle fronde di piante per dissimulare comunque il suo movimento creativo. Il volto santo cosa c'entra? Ah, questa è una storia che mi è molto vicino a cuore. Perché io ho scoperto che il volto santo ha questa collana di oro, posso faccio sì. vedere? Sì. Questa è la mia pittura, sì. E che con 7 sirene bicordate. E, ma io, ma perché devo vedere questo? Il volto santo, il grandioso crocifisso ligneo venerato da secoli nella cattedrale di Lucca, è molto più antico di quanto finora si credesse. Questa è la rivelazione sorprendente che è venuta fuori dai primi risultati della campagna diagnostica che l'opera del Duomo di Lucca ha richiesto a 2 istituti scientifici prestigiosi, l'Istituto di Fisica Applicata e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, entrambi con sede a Firenze. Questi dati, emersi dai 5 campioni, convergono per una cronologia agli inizi del IX secolo, ma che potrebbe essere anche un poco anticipata, potrebbe trattarsi anche di un'opera della fine dell'VIII secolo. Ma ho deciso, ma io devo vedere perché io sono l'esperta sulla sirena bicordata. Cioè su questa. Ecco, questo è il tuo libro, no? Sì. E questo è addirittura un libro che tu hai scritto su questi argomenti. Giralo, fallo vedere. Sì. Eccolo qua. Sì. Eccolo qua. E questo è il pavimento in San Martino. È un posto e mi ha accolto molto bene perché nei primi anni che ero qui nella zona era in restauro, ma dopo è così, ma lei vede a 2 lati, allora è un giano al femminile e anche ma come un sirena, e questo è un caso che mi ha colpito molto. Insomma, sono tutte simbologie che però sono antichissime. Antichissime, ma la Chiesa, che posso dire, ha nascosto un po' la verità. Non dicono niente su questo simbolo nelle guide sulla Chiesa, allora le persone non la vedono. E quando hanno letto il mio libro, o sentito la mia storia, oh, ma adesso... Adesso faccio vedere, adesso lo capisco, e questo è un effetto molto bello dal mio lavoro. Grazie. Questo libro di Selma Sevenhausen è particolarmente interessante perché ci coinvolge nel frammento storico e spirituale che fonda le sue radici agli albori della storia umana sulla Terra. Si tratta di un bel viaggio che si snoda tra pievi millenarie e grandi cattedrali disseminate lungo l'antica via Francigena,
che partendo dalla lontanissima Inghilterra attraversa l'Europa per giungere poi a Roma ed oltre.